Buongiorno Giugizia e benvenuti a lunedì 20 agosto, niente, non ce la faccio a ricordarmi un giorno, amori, mi sono svegliata da poco, sono le 8, mi trovate in cucina perché Daniele sta ancora dormendo. Stamattina non c'ho voglia né di fare yoga né di fare ginnastica, quindi stamattina non faccio niente, e che cacchio. Una cosa che ho voglia di fare invece è colazione e a quanto pare sbadigliare senza soluzione di continuità. Scusate. Sono le 10:20. Io voglio sapere per quale motivo ho già due punture di zanzara sulla coscia. Perché? Perché? Le 10:20 di mattina perché? Cioè vivo circondato dagli zampironi, ce n'è in ogni dove. Vabbè, comunque, sono le 10:20, non abbiamo ancora nessunissimissimo progetto per oggi, ma va bene così. Non appena avremo dei programmi ve lo farò sapere, per il momento. Zero. A few inches later. Decisione presa, si va al mare. Questa è la mia solita mise favolosa da mare. Abbiamo pensato di scendere a piedi, idea di Daniele. Vediamo. Vabbè, il percorso è molto bello, ve l'ho già fatto vedere di sicuro in qualche altro video. E via, dai, fate. Andati a casa, è un po' più tardi, il pranzo è pronto, oggi pranzo fresco, prosciutto, melone, tzatziki, hummus, un po' di quel guacamole che è avanzato, il tempo è anche un po' cambiato, c'è qualche nuvola, lì, vabbè. 2 hours later. Buon pomeriggio, ben ritrovati, sono le 4:20. E, come vedete, mi sono vestita, andiamo a fare un giro in Vespa e questo è tutto, passo e chiudo e ci vediamo alla prossima, fra un attimo, non appena ci sarà qualcosa di interessante da condividere con voi. A dopo.
Non abbiamo la più pallida idea di dove siamo. Nel guado del fiume. Vi dico solo che stiamo per guardare un fiume. Io non ho parole. Che Dio ce la mandi buona! Ce l'abbiamo fatta, siamo tornati sani e salvi. Si prospetta un possibile temporale all'orizzonte. Però la bellezza di questo cielo. Next day. Che ieri mi sono dimenticata di concludere il vlog, anche perché non è successo assolutamente nulla di significativo. Dopo cena ci siamo rilassati, abbiamo guardato un po' di televisione e siamo andati a dormire. Quante emozioni! In ogni caso, benvenuti. La giornata si prospetta senza una nuvola, linda ma ventosa. Nel frattempo, come avete visto, io ho già fatto un po' di ginnastica e adesso ho preparato colazione e adesso vado a mangiarla. A few moments later. Sono le 11:10. Pronta, vestita. Il nostro programma per la giornata è di fare una gita in Vespa fino a Monte Carlo. Oggi così ci azzardiamo ad andare un po' più distante. Pronti, formazione acquisita. Adesso salgo con la mia solita leggiadria, poi con statuta, attenzione. È la mia gamba cattiva, aspetta. Perché quando salgo sempre Gianni e Pinotto? Ok, dai. Quanto ci abbiamo messo? Boh, tre quarti d'ora? Mezz'ora. Comunque, gamba molle, sembro scesa a cavallo e abbiamo parcheggiato. Va che bel, va che bel parcheggio. Parlare della mia chicchissima insalata tutta a cubetti. Ben ritrovati.
il nostro giro a Monte Carlo volge al termine per un motivo principale, che fa un caldo assurdo. In compenso, acquisti folli a Monte Carlo, abbiamo trovato il pane. Pronti a ripartire sotto il soleone. Sono le 4:30, credo, una roba del genere, e siamo tornati a casa, come vedete. Stasera vengono a cena Monica e Dario, e credo anche Emma, che avete visto l'altro giorno nel vlog a Rocchetta, per cui sto cucinando, sto facendo il mio piatto dell'estate, ormai ne avrete le scatole piene, sto grigliando come non ci fosse un domani, e poi preparerò delle altre cosette fredde adesso, per cui devo mettermi sotto a lavorare. A few moments later. Come vedete, mi sono cambiata, è passata 1:30, abbiamo fatto dei grandi progressi. Come vedete, qua c'è un po' di roba pronta, anche qua i nostri ospiti dovrebbero arrivare fra un po'. Sono le 10:30, 11, una roba del genere. I nostri amici sono andati. Direi che con questa musica suadente di sottofondo vi saluto per oggi. Martedì, non ho idea, 21 agosto, con un leggero sentore di ubriachezza vi saluto, con questa luce anche inquietante. Va bene, vi saluto così a mezza faccia e ci vediamo domani.